Sia la motivazione di... Bene, registrazione avviata, Bene, Presidente. procediamo all'appello. E allora, buongiorno, procedo all'appello per la seduta numero 107 di oggi, 7 giugno. Sono presenti i consiglieri Agiroffi, Buongiorno, presente. Caronia assente, Ferrara, Presente. Gentile assente, Melluso. Consigliere Melluso. Sono presente, buongiorno, scusi. Presidente Russo, presente. Consigliere Tranquillo. Presente. Bene. Presidente, presenti 5 consiglieri, compreso lei. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Prima di cominciare a entrare sull'argomento per cui siamo stati convocati oggi, volevo dire che domani ci sono l'assessore Catania e il dirigente di Gangi. Lavori di manutenzione in atto su Viale Regione Siciliana. Io spero che gli uffici abbiano aggiunto a questa richiesta quella di Via Monte Pellegrino. Ma è Poi, possibile che domani questi non siano più assessori? No, può essere. ancora no. Ancora è preso. Regolamento utilizzo somme con mercoledì. Regolamento utilizzo somme con le forme di democrazia partecipata. Legge regionale numero 5 2014. È stato invitato il dirigente assessore Mantegna Maria e RUP Guercio Caterina. Giovedì, regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione e esposizione pubblicitaria. Assessore Martorana, capo area Galatioto e funzionale di Matteo. Per questa giornata mi hanno assicurato che invece sia Galateotto e l'assessore che saranno presenti. Per venerdì si prevede il sopralluogo Mondello, quindi come siamo rimasti. E poi per lunedì Parlando, chiedo scusa, quando hai detto, Presidente? Buongiorno. venerdì prevediamo diciamo al 99%, conferma domani il sopralluogo Mondello. Ok, Comunque, grazie. se non avete altre variazioni, questa è di qui a venerdì. Poi da lunedì vi comunicherò le altre prima che finisce la settimana, la programmazione per la prossima settimana. Bene, se hai recuperato, Mattei, se hai recuperato le risposte all'invito che abbiamo fatto agli assessori Martorana e Catania e al capo area Maneri Anche quella di Galatioto, per e favore. Galationi. Sì, e allora, Presidente, per quello che riguardano Maneri, ha scritto già impegnato in altra videoconferenza. L'assessore Catania, la segreteria comunica che per precedenti inderogabili impegni istituzionali l'assessore non potrà partecipare. Invece il dottore Galatioto aveva comunicato che stanti i concomitanti impegni, tanto dello scrivente quanto del signor assessore, si prega voler rinviare l'incontro al giorno successivo. Poi che appunto noi al giorno successivo domani avevamo altri impegni ancora. Presidente, ma noi quando gliel'abbiamo mandata la convocazione, cosa ha impedito a Catania di rispondere con anticipo se no, e mandarlo solo questa mattina, impedendoci di organizzarci noi in maniera diversa? Allora, noi abbiamo scritto l'invito al dottore Galatioto e all'assessore Martorana giorno 27 maggio, mentre a Catania e Maneri l'abbiamo inviato giorno 4, venerdì 4. Erano già in fine settimana, quindi. Sì, anche se sono stati avvertiti prima telefonicamente, chiaramente. Cioè, io non ho capito, Presidente, era stata concordata o no questa riunione con loro?
ed è stata concordata con l'assessore Martorana e il capoare Galateodoro. Questa della sentenza già. E quindi com'è che adesso dicono che hanno avuto, sono impegni sopraggiunti quindi? E ne ho parlato con il dottore Galateotto perché dice va bene, facciamo domani, parlando per martedì. Ho detto no, non è possibile perché già abbiamo una programmazione e lei ha avuto tutto il tempo materiale per poterci dare una nuova data laddove c'era concomitanza di altri impegni. Ma si è scusato, ma non può assolutamente, cioè, avevo preso altri impegni. Io ho detto che non funziona così e che si scusa che con la speranza che non capiterà in altre occasioni la stessa situazione. E cosa vi devo dire? Voi questa sentenza l'avete ricevuta tutti? Sì, la sentenza l'abbiamo ricevuta, difatti, ora questa. meno che a voi, perché dalla lettura della sentenza ed anche dal comportamento dell'avvocatura e soprattutto dalla vicenda del ricorso sorgevano tante domande che io spero che potremo chiarire. No, io su questo ci ritorniamo concordando giovedì, mercoledì sono qua sia l'assessore Martorana che Caladioto, quindi io ritengo che mercoledì possiamo già programmare in diretta una seduta con loro concordando con tutta la commissione gli orari e la giornata prima possibile per poter avere tutti gli chiarimenti su questo atto deliberativo, su questa sentenza. Quindi mercoledì, sì, mercoledì abbiamo no, mercoledì, giovedì, ho sbagliato, scusate. Giovedì abbiamo l'assessore Martorana e il capoare al dottore Galateodoro, quindi possiamo benissimo concordare con loro. Io non credo che Presidente, nella programmazione volevo anche proporre un sopralluogo sul Ponte Corleone, perché è giusto che chi ha voluto la chiusura ora si prenda il merito e si renda conto, diciamo, dei benefici che la città ne sta avendo. Io proporrei anche un cartello da poter posizionare durante il sopralluogo. La chiusura l'ho voluta io. Uno si mette un cartello così, diciamo, la gente ne è consapevole e ringrazia. Parli Passando. della Non procura, mi pare quindi. che sia opportuno. Ah, parli della procura, Fabrizio. Parlo di Procura della chi ha Repubblica. E con la procura l'ha coerenza. Che chiesto. Cioè, c'entra la procura? No, come non che credo. c'entra? L'ha chiesto la procura il Che sopralluogo da cui è emerso che c'entra? No. quello che già sapevamo, insomma. E Non è quindi. così. Non è Come non è così, lo sai così? bene. Non è No, così. certo che Capisco lo so che hai il bene. carbone bagnato e Io ho quindi il carbone di bagnato. conseguenza forse ti sei resa Ma guarda, io conto. sono orgogliosissima di aver messo la sicurezza dei cittadini prima, E infatti io per questo. Ma avere siccome io chiesto sono l'intervento della convinto. Ma procura. siccome io sono convinto. Siccome io sono convinto che la cittadinanza ti vuole ringraziare, facciamo un sopralluogo e ci rendiamo così conto. È giusto che uno si renda Fabrizio, ma sta conto di benissimo, però le quello. È cose giusto le che uno si devi. renda conto di quello. È giusto che Assolutamente, abbiamo le visto. devi Ora raccontare per capiamo i come benefici sono. che la città ne ha Allora, avuto. Così è giusto pure che la credo gente possa. Scusa, fammi assolutamente. completare e poi replico. Non è un discorso tra me e te. Fammi completare e poi Guarda, tu replico. vivi Dico, solo in è giusto. confronto rispetto a quello che dico io politicamente. Sembra Perdonami che Giulia, fosse solo capisco per che me. hai tu una disobbedienza innata, però ti prego, fammi completare e poi magari. Grazie. Continui, faccia l'intervento. Dicevo che propongo un sopralluogo per poter renderci conto, chi non lo avesse fatto, sfido comunque chiunque ad averlo fatto, esattamente di quello che ha causato, diciamo, i benefici che la città ne sta avendo. Le famiglie ne stanno avendo e magari così, stazionando lì pochi secondi, pochi minuti, non serve stare lì ore, ci si renderà conto di come si è rovinata la vita alle famiglie. È giusto, è bene che uno se ne renda conto, perché è inutile fare il sopralluogo prima e vedere che c'è il tombino senza il lucchetto e qualche altra cosa. È giusto, è bene che ora,
ci si renda conto di come si è risolto il problema. Quindi io propongo alla Commissione un sopralluogo nei prossimi giorni per poter apprezzare i benefici apportati da quel primo sopralluogo al quale io non ho partecipato e dal quale poi è scaturito tutto questo. Grazie. Posso, Presidente? Presidente? Prego, poi volevo dire pure qualcosa io. Prego, consigliere. Allora, magari il problema fosse il tombino sollevato o il pezzo di ferro che rischia di tagliare la gamba a chi malauguratamente attraversa il ponte a piedi. Purtroppo il problema del ponte Corleone, e non solo del ponte Corleone, ma documentato anche del ponte Orete e del ponte a mare, è un rischio di crollo. Ovviamente modulato anche perché le caratteristiche strutturali dei tre ponti sono diverse, anche l'assetto geometrico, ma io ritengo che questa sia un'ulteriore conferma che la vita politica del collega Ferrara viva quasi esclusivamente di contrapposizione alla mia. Mi dispiace per lui perché di temi la città ne offre tanti, ma colgo l'occasione per ricordare, andiamo d'accordissimo. Senza di me credo si sarebbe molto annoiato. Credo che sia che non sia assolutamente colpa della procura se il ponte è stato chiuso, ma di chi negli ultimi 19 anni, pur sapendo della gravissima situazione, ha dimenticato di intervenire, costringendo a una serie di richieste di interventi, prima informali, poi sempre più formali, fino a costringere a una nota alla procura che nel pieno svolgimento, anche non del tutto pieno, insomma, come sempre fa a Palermo, un pezzettino sì, un pezzettino no, ha chiesto un sopralluogo che ha confermato quello che i documenti degli ultimi 19 anni già dicevano, e cioè che il ponte non è sicuro, e non per il tombino, ma perché c'è, cito testualmente, apro virgolette, rischio di crollo per una luce di 12,5 metri, punto, chiuse virgolette. Dopodiché, ripeto, la sicurezza viene prima di qualsiasi altra cosa. Purtroppo il disagio alla cittadinanza non lo crea Giulia Argiroffi, né la procura, che forse alcune volte potrebbe intervenire in maniera diversa, ma chi la amministra? Sicuramente Leoluca Orlando, con chi delega, sicuramente inadeguata al ruolo. Orlando non solo in questa, ma nella passata e anche in quelle precedenti. Quindi il cartello che tu consigli di mettere ha un nome e un cognome ben preciso, il responsabile del disastro della città. Per me possiamo andare, lo ritengo anche abbastanza inutile perché io personalmente, non quotidianamente, ma è una strada che percorro. Quindi se tu invece... Scusi, una domanda, visto giusto, tanto non ci crede nessuno che lei la percorre e io non facevo riferimento a lei, ma lei si è sentita... Ma lei si è sentita dire... No, perché io ho fatto l'esposta alla procura, quindi sì, ho capito. Non ho capito. Solo io, con motivo per il quale io, siccome sono convinto... Ma il ponte non è chiuso per questo, Fabrizio, scusami, io mi hai rimpacciato perché ti interrompevo, scusami. No, ma stai dicendo delle cose che non sono esatte. Stai dicendo delle cose che non sono esatte. Stai dicendo primo, il ponte non è chiuso, quindi tu non ci passi. Il ponte non è chiuso. Ho sbagliato. La limitazione al traffico è avvenuta non perché c'è stato un consigliere comunale che ha alzato il dito, ma perché la situazione è non sicura e tutti facevano finta di non vedere, tu compreso, perché evidentemente dovevi tenere buone le persone che giustamente si lamentano, ma il problema è che, come ti ho provato a spiegare altre volte, ma tu non lo vuoi capire, che prima dei favoretti fatti in giro, la politica dovrebbe garantire ferma, Presidente, la prego, la giusto, non si può andare oltre, giusto, io sto buono e calma, aspetto, ascolto tutte le stupidaggini che vengono dette, però non si può, c'è un limite, non è che può parlare un'ora, se lei vuole esprimere dei concetti, li esprime senza offendere e soprattutto... Presidente, Presidente, se non interviene lei, che ha il ruolo di moderare perché non lo sa fare, e allora sono costretto a farlo io. Presidente, si deve fermare un attimo. Devo porre una domanda brevissima. Presidente, collega Argiroffi, mi perdoni. Presidente, non c'è quella tranquillità e la serenità. Presidente, no, mi deve perdonare. Presidente, scusi.
Io la richiamo all'ordine, a lei e alla collega Giro. Così non possiamo continuare. Quindi vi prego cortesemente, l'uno rispetto dell'altro. Cortesemente chi interviene non faccia polemica al fine di... Presidente, mi perdoni. E povero, così come sa Fabrizio a parlare? Allora, siccome non mi state ascoltando... No, Presidente, scusi. Sorpresa, grazie. Stacchiamo la registrazione e la... Presidente, la consigliera ha detto che io faccio favoretti, lei non l'ha interrotta, siccome fare favoretti può significare tutto e tanto... No, io ho detto...